Oh mio Dio, c'hai due teste. Oh wow, ok, questa sì la definirei un'anomalia. No, no, ti sono cresciute di nuovo le radici. Oh miseria, è arrivato il controllore. Lo definirei un'anomalia, quindi? Quella mi sa che è carne umana. Ma magari c'è tipo un NP. Oh merda. Cosa? Vai, 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 fermo. Non esagerare, non esagerare. Wow, wow, wow. Vederlo dall'esterno lo rende ancora più inquietante di prima. Salve a tutti, io sono DonGamer e benvenuti sulla seconda ed ultima parte di Shinkansen Zero, il nuovo gioco di CillaSart. La prima è uscita ieri, quindi correte a vederla se ve la foste persa. Signori, preparatevi perché nella prima classe del treno ci attendono anomalie sempre più strane e inquietanti e contro ogni aspettativa riusciremo addirittura a scoprire cosa ci stia accadendo. Buona visione! Quindi torna indietro se non ci sono anomalie. Dio, potrebbero essere tutte differenti questa volta? La tizia è lì, tranquilla, tranquilla. Aspetta che devo controllare tu come stai. Tutto bello rocchettaro, bravo, bravo. Panchettaro, quello che volete. Il cibo sembra uguale. E c'è il nonno qua che sta prendendo le valigie. Bravo nonno. Abbiamo detto non ci sono anomalie, a mio avviso. Signora, si levi dai maroni, grazie. Pertanto questa volta si torna indietro. E il nonno qua... il nonno è già sparito. Giustamente il nonno è già sparito. Ok, la prima l'abbiamo azzeccata. Il tizio si siede quando entriamo. Non so se avete notato, peraltro. I sedili hanno i cosi messi così. Ah, sono completamente differenti. Vedete che sono anche dei sedili molto ma molto più grandini. E il potere del denaro è della prima classe. Però è tutto così tanto buio. Aspetta, non ho controllato quali bagagli ci sono sopra. Allora, solo quelli del tizio. La signora aveva la faccia standard. Te sei te, lasciamo stare che è meglio. Se qualcosa si nasconde nell'oscurità sono bello che fregato. Aspetta, hanno detto che non posso sbagliare più di tre volte peraltro. Buongiorno signore. E ok, non ho visto nulla di così strano. Domanda da un milione di dollari. Se arriva il fantasma del treno, non è che devo rifarmi la sezione blu, vero? Signora, mi offre qualcosa? Tanto per lei non fa nessuna differenza. Lei non esiste, è solo un maledetto NPC del treno. E 5, ottimo. Non c'è la tizia. Non c'è la tizia col carretto, quindi si torna indietro subito. Avevo appena parlato con lei, normale che... Ma era un'anomalia, non prendermi per il culo, era chiaramente un'anomalia. Non c'era la tizia. Vabbè, lasciamo stare, non c'ho voglia di... Aspetta, non devi tornare indietro se c'è un'anomalia, devi andare avanti. E al contrario, imbecille. Dai, ho fatto un errore stupido. Oddio, quindi quanti errori ho commesso, dato che sono andato avanti e indietro un paio di volte. Oh, il fantasma del treno. Non ho tenuto in considerazione il fantasma del treno. Allora, sembrerebbe tutto normale. Il nonno qua, treno diretto a Tokyo. I sedili non hanno anomalie. Scusi, non ho contato la sua faccia, sempre priva di qualsivoglia espressione. Ok. E 16, perfetto. Sarei dovuto andare dritto quando non l'ho vista. Devo controllare di più l'esterno effettivamente, ma sembra tutto abbastanza normale. Mi domando quali anomalie non sono riuscito a riconoscere casomai nella prima parte del treno. Il cibo è sempre standard. Ottimo. Non ho visto bagagli strani nascosti là sopra. E il nonno è qua tranquillo. No, no, vuoi una manina col bagaglio? Ok, direi a posto. E questa cosa non mi piace. Oh mio Dio, c'hai due teste. C'hai due teste di minchia, quindi se c'è un'anomalia devo andare dritto. Questa... devo stare più attento perché il tizio è un attimino oscurato e quindi fai un pochettino confusione. Quindi dice 5? Dice 5! Meraviglioso, meraviglioso. Allora, abbiamo la tizia sulla destra. Oh! Oh! Guarda l'espressione! Guardate il riflesso! Ha un ghigno abbastanza inquietante. Ok, quindi dobbiamo andare... voglio di panini. Dritti ancora una volta. Stavolta stiamo andando avanti, che è uno spettacolo. Forse... ok, che spavento. Le anomalie... oh, non ho guardato le luci. Scusate, io sono a bordo di un treno, non di un aereo. Oh, zio Billy. Sta entrando del fumo o sono le nubi? Non lo so nemmeno io. Ma è inquietante. Altro che treno di linea. Questo è diventato un aereo di linea. Oh, zio Billy. Magari è meglio se mi do una mossa. Non vorrei che fosse un'anomalia di quelle che t'ammazza. Arrivederci ragazzi, eh. Ci vediamo al prossimo aeroporto. Me le sto facendo tu. Oh wow, ok, questa sì la definirei un'anomalia. Non chiedetemi cos'è che ha attirato la mia attenzione. Fa che roba strana. Ok. Aspetta, ma
Quindi ora i tizi sono diventati degli alberi? Ok. E infatti il nonno è diventato una mega quercia. Perché ha una certa età. E la tizia col carretto chi è quindi? Non c'è in questo caso. Tutto molto bello, scusate. Ma devo cercare di fermare sto maledettissimo treno. E siamo a due. Però sì, devo tenere più sotto controllo quelle cocchio di luci. Ok, anche le scritte non ho tenuto sotto controllo. La tua faccia è normale. Signore, ha portato con sé la sua amica? Questa volta no. Il cibo è tutto molto standard. Per i bagagli, Lonino, devi controllare i bagagli. Non possiamo accendere un po' di luci qua dentro, scusate, Domando per un... Nonno! Ti sono cresciute di nuovo le radici! Ma porca, hai letteralmente messo radici qua. Allora, aspetta, quindi vuol dire che dobbiamo proseguire dritti. Apriti, sesamo. Me le sto fumando tutte ste cocche di anomalie. Ok, il tizio si siede appena entriamo. Avanti. Dove la signorina? La signorina sta qui, ha il riflesso a posto. Dovrei controllare meglio i sedili, quelli liberi. C'è qualcuno lì in parte a lei, signore? No. Ok, era solo un riflesso, zio Billy. Mi dia qualcosa da mangiare, signorina. Ok, direi tutto a posto. Credo, spero, mi auguro. Quindi vediamo di proseguire. No! Beh, posso tornare indietro? Posso tornare indietro? Ho fatto la minchia. Non sono convinto. In teoria non ho ancora aperto il prossimo vagone. Porca la miseria. Ho dimenticato la... Vabbè, c'è una luce lì fuori. Forse... C'erano anche prima? Oh merda, adesso mi viene il dubbio. Non me lo ricordo se ci fossero state delle luci. Perché da questa parte non ci sono. No, secondo me le luci non sono un'anomalia. Sono... Oh merda. Signora, l'ho notata solo adesso. Direi che l'anomalia è lei, in effetti. Quindi, paradossalmente, stavo andando giusto. Non ho guardato la faccia della tizia, porca la miseria. Col senno di poi aveva tutto molto ma molto senso. E vai! Ok, siamo a zero. Siamo a zero. Ottimo. Non mi fregate proprio all'ultimo. Il tizio è lì tranquillo. Lei c'ha il cibo, la faccia, brava. Le sono passate quelle brutte possessioni demoniache. Vedete la lucina fuori? Io adesso non la vedo più, in effetti. Che fossero due anomalie in una volta sola. È possibile che magari... Aspetta, nonno, come stanno le gambine? Direi a posto. Dicevo, magari uno non se ne accorge e te ne attivano due nello stesso momento. Allora, direi a posto. Ti prego, non mi fregare all'ultimo. Ma oh, che fame. Allora, abbiamo detto che sei a posto, devo tornare indietro, quindi... Che è stato? Oh, questo non è un bel segno. Questo decisamente non è un buon segno. Un lettino d'ospedale qua dentro? Hanno anche la sezione medica? Col sangue. Ok, questo vuol dire che sto per essere punito. Oh, mi sa di sì, perché... Vabbè, ma è tutto vuoto. Buon salve. Oh, merda. Oh, aspetta, ok, devo andare dritto, corri. Apriti, non si apre. È il fantasma del treno, sì, salve, scusi, ho commesso degli errori, porti pazienza. Dove mi respawna? Ti prego, dimmi che non devo rifare la... Ok, pensavo di dover rifare la sezione blu e mi stavo già cacando. Io dovrei anche tipo andare a editarlo sto cocchio di video. Ma vabbè, dettagli. Quindi ora alcune anomalie si potrebbero ripetere. Quindi devo tenere sotto controllo la situation. Che spavento! Si prega di sedersi al posto riservato. Il numero del vostro posto è 9. Ok, devo sedermi quindi al 6, 7, 8, 9. Devo sedermi qua quindi? Oh miseria, è arrivato il controllore. Lo definirei un'anomalia quindi? Salve, buongiorno, come va? Tutto bene? Sono seduto al 9, non mi picchi. Ok. Quanto è grosso il controllore peraltro? Wow. Però lui non hai controllato il biglietto, bastardo. Ok. Quella è sicuramente un'anomalia mortale. E dato che è un'anomalia, dobbiamo andare dritti. Nonno mi ha fatto cagare in mano di nuovo. No. Aspetti, scusi. Pensavo che fosse un altro nonno. Porti pazienza. Sì. Dormi di nuovo. Bravo, nonno. Lui non riuscirà mai a uscire dal treno. È abbastanza ovvio. Allora, prestiamo di nuovo attenzione a qualunque cosa. Signore, sorride. Il signore sorride decisamente troppo per quello che mi riguarda.
Ok, quindi possiamo avanzare, dato che è un'anomalia. Di solito ho un'espressione un attimino più tranquilla e pacifica. Ok, giusto? Cioè, giusto. Sto diventando bravo. Sto diventando un espertone ormai di sto cocchio di gioco. Signorina, il suo riflesso è a posto. Per controllare di più il resto dei sedili. E che sono anche di meno? Il che dovrebbe rendere il tutto? Zippilli, che casino. Ah, oh, bravo. Decisamente più semplice. La signorina è tranquilla, mi ha portato anche da mangiare. Brava. Finito di registrare sto video. Oh, il nonno con le radici, perfetto. Vado a farmi il big paninozzo della vita. No, vado a editare sto video perché sennò non esce per dopo pranzo. Ah, non ce la farò mai a editarlo in tempo, purtroppo. Allora, Lonino, stai calmo, va tutto bene. Devo controllare di più le scritte. Quelle le sto palesemente ignorando. Ok, la signorina è sempre col portatile, con lo schermo blu. Wait, c'è qualcosa sul carrello, c'è qualcosa che non va col carrello. C'è anche un cartello davanti, se notate bene. Quella mi sa che è carne umana. Signora, serve carne umana. Conductor's bullshit. Ok. Guardi, me ne prendo un paio così giusto per un amico, giuro. Ho smesso col cannibalismo. No, mangia la carne che diventi più grande e più forte, fidati. Ok, non ho visto che numero fossimo, ma dato che c'è un'anomalia, dobbiamo proseguire. Ok, perfetto. Direi anomalia abbastanza ovvia. Chi è che ha pensato a mettere le querce? Ma porca la miseria, Cilla, c'hai veramente dei problemi? Ok, è fatta. Signori, sento che è la volta buona. Vediamo se posso rompere le balle a qualcuno. Cambia qualcosa? No, sappiamo che questi non cambiano. Ma magari c'è tipo un NP. Oh merda. Cosa? È un'anomalia? La possiamo considerare un'anomalia? Perché di certo io mi sono appena cagato in mano. Mi sono veramente, ma veramente tanto cagato in mano. Oh, non mi è piaciuto proprio per nulla, vi giuro. Non mi è piaciuto proprio per nulla quello che è appena accaduto. Mi sono spaventato un sacco. Sono talmente teso in questo momento che sono super mega spaventato. Signora, mi offre qualcosa da mangiare? Perché davvero mi sono preso il peggio cago. Allora, vediamo un po'. Lui è tranquillo, solo soletto. Mi sembrerebbe tutto tranquillo, a parte il bug iniziale. Nonno, tu come stai messo a culo? Perfetto. Non ho visto niente, ma proprio niente di strano stavolta. Aspetta un attimo. La luce è accesa. La luce non era accesa. Ok, non mi sono praticamente mai girato per dovere di cronaca. Ma una luce accesa l'avrei notata. Ok, diciamo che è un'anomalia. Probabilmente la luce accesa è un'anomalia. Non farmi più compenetrare con il terreno. La luce accesa non era un'anomalia. Ma porca... Ma come no? Forse non l'ho notata per tutto sto tempo. Una volta tanto che mi sono focalizzato su un dettaglio. E non lo era. No, la luce era accesa anche prima. Quanto mi girano le balle. Voi non ci avete idea, figlioli. Ma proprio non ci avete idea. Aspetta, si stava restringendo il treno. Si stava restringendo il treno, l'ho visto dopo. Non mi ero accorto. Ero tutto concentrato, il treno si stava restringendo. Ah. Ok, questa non me l'aspettavo. Te la sei giocata bene. Te la sei giocata tanto tanto bene. Ogni tanto ci concentriamo troppo sui dettagli e non noti le cose più ovvie, come sono solito dire io. Ok, mi sembrerebbe tutto a posto. Il nonno ha di nuovo il culo. Questa volta la luce è spenta. Quindi è questa l'anomalia? Quindi la luce deve essere accesa. Aspetta. Questa è strana. Ok, è comunque un'anomalia. Non è normale che ci sia una mano che si compenetra col... Ciao nonno. Col sedile. Ok, e il gioco mi ha confermato. Cosa? Il verde è via, il rosso è stop. Mi prendi per il culo? Oh mio Dio, tipo un 2-3 stella? Vai, fermo. Non esagerare. Meglio aspettare, tanto non è a tempo. Vai. Aspetta che la musica... Mi mette ansia, non mi giro nemmeno perché sono sbagliato. Ah! Ma hai fatto cagare in mano! Grandissimo pezzente! Ok, quella la definirei un'anomalia. Cilla sta alzando il tiro. Il bastardo sta chiaramente alzando il tiro, ma porca di quelli per porca. Ehi, c'è una luce che lampeggia. Le avrei notate le luci lampeggianti, vero? Le avrei notate. Ok, tanto siamo a 7. Ah, c'è comunque la carne. Ok, le luci lampeggiano a prescindere qui. Pertanto, nonno mi ha fatto cagare in mano. Dobbiamo andare dritti. Ha laggato per mezzo secondo. Sì, le luci sono un pochettino più lampeggianti. Ok, abbiamo imparato qualcosa di nuovo. Oh mio Dio!
C'è un tizio mezzo nudo. Ecco, sicuramente molto trasparente. Scusi, si faccio palpeggiare. Ma che bello metto che è lei. Ottimo. Se c'era anche prima, io di certo non me ne sono accorto. E siamo a 5. Ok, gioco, dammi le anomalie, quelle ovvie. Te lo chiedo in ginocchio, perché sennò non riesco a combinare. Grazie, signor. Aspetta, no, devo andare dritto. Dicevo, non riesco a combinare uno stracocchio di nulla. Prima o poi gli ciulo qualcosa e scappo. Tanto di certo non mi ferma. Ribadisco che questo sarebbe un'avventura perfetta da fare in VR. E siamo a 4. Ah no, credo di aver visto un riflesso strano per un secondo. Mi ero cacato. No, no, i riflessi sono a posto. Brava signorina. Ci sono i numeri che sono un po' buggati. Per dover di cronaca, la faccia della tizia è ok. Gianpier Fabrizio qua non ha problemi. Si sta restringendo. Aspetta, vuol dire che c'è un'anomalia. Corro, corro, corro. Merda, mi sono fatto fregare di nuovo. Mi sono di nuovo messo a guardare i dettagli. Ma porca la miseria. Ok. Sì, siamo di nuovo in linea aerea, a quanto pare. Non potevi darmi un'anomalia del genere. No, ti devo dare quella semplice. In una maniera un po' masochistica, devo dire che questo gioco mi sta divertendo. Per dover di cronaca. Di solito sono molto più fastidiosi questi titoli. E dopo un po' ti fanno salire il porco supremo. Però riconosco un certo fascino, non dico di no. Allora, non ho visto nulla. La tizia dove è andata? Vabbè, ma la tizia non dovrebbe poter tornare indietro. Oh, c'era la tizia? Ora mi sale un dubbio. C'era o non c'era la tizia? Non lo so. Non l'ho notata, ero talmente tanto concentrato. Giurerei che ci fosse. Ok, io do per scontato che non ci fosse. Casomai invece che 5 mi dirà 7. Non è che ho perso l'infinito e oltre. Ok, l'ho detto che non mi sembrava di averla vista. Controlliamo soprattutto l'anomalia, quella che mi fa morire schiacciato male. Perché è veramente una gran fregatura quella storia lì. Qua tutto tranquillo. Ok, per una volta direi non ci sono anomalie evidenti. Spero quantomeno. Di solito non sono quasi mai tornato indietro nella nuova sezione. Ed era giù. Oh, ok, aspetta, no, devo andare dritto. Devo andare dritto. Signore, come va? Tutto bene? Questa volta mi ha aspettato? Non faccia caso a me, io devo solo andare avanti. Che fa? Che fa? Che fa? Che fa? Wow, 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 wow. Aspetta! Ma non vale. Lui era un'anomalia. E ovviamente un'anomalia mortale. Porca la miseria, gioco, ti sto cominciando ad odiare. Ti giuro, mi stai facendo triggerare, ma proprio una cifra male. Ah, la tizia si sta muovendo. La tizia sta correndo, aspetta! Che se mi investe mi ammazza? Gli è salita la modalità Usain Bolt all'improvviso? La bastarda maledetta, fatemi uscire! Sono ripartita da troppo tempo. Si sta restringendo, si sta restringendo. Questa volta non mi freghi. Questa volta non mi freghi. Questa volta non mi freghi. Fuori di qua. Beh, sente male. Oh mio Dio, ma è inquietantissima sta cosa. Ah, vederlo dall'esterno lo rende ancora più inquietante di prima. Zio Billy. Quindi a un certo punto si blocca perché dovresti essere già morto. Wow. Wow, wow, wiwa. Ok, in effetti un po', non so perché me l'aspettavo. Mi si è tipo attivato il super istinto del videogiocatore. Ok, quel tipo di anomalia non si ripresenterà, quantomeno in questa run, fin tanto che non la resetto, quantomeno. Aha, sedile abbassato con fetta di torta, peraltro. Bastardi maledetti. Ok, almeno si passa al 3. È stato qualcosa di semplice. Il nonno ogni tanto c'è, ogni tanto sparisce. Dipende da come gli gira. Se, dicevo, dipende da come gli gira la giornata. Voilà, vecchia quercia, come va? Ti vedo un po' scorticato, eh. Vediamo se c'è il nonno. No, niente nonno. Ti prego, non mi fregare all'ultimo. Ti prego, non mi fregare all'ultimo. Signorina, come andiamo? Hai i riflessi a posto? Sta guardando lo schermo. Il tizio qua non c'è. Te c'è qualche compagno, qualcosa da dichiarare? Manine strane, prodotti strani, facce strane. Tutto troppo normale per quello che mi riguarda. Già, tutto troppo normale. Ok, cosa potrebbe essermi sfuggito? Penso nulla, in verità credo che sia tutto normale. Ok, voglio fidarmi del mio istinto e ritorniamo indietro. Beh sì, il cibo l'avevo controllato. Se mi frego adesso che siamo a 2. No, ti prego, no, ti prego. Ok, siamo a 1. Oh, non c'è la tizia. Non c'è la tizia, quindi dobbiamo andare dritti. Ottimerrimo. Siamo mai arrivati allo 0 in questa seconda parte? Giurerei di no, disse il telone dopo 1 ora e 40 quasi che era in partita. Ma vabbè, dettagli. Ti prego di 0, ti prego di 0. Sì! Ok, qualcosa di ovvio. Qualcosa di super mega ovvio. Te lo chiedo in ginocchio. Il mio riflesso è a posto. Sì, il mio riflesso è a posto. La tizia guarda lo schermo. Dai, non mi fregare all'ultimo. Ne ho veramente le palle uber super mega piene.
Signora? Ok, espressione normale. Dimmi che hai le gambine strane, nonno. C'hai il culo a posto, nonno. Sta cosa non va bene? Ok, io non ho notato anomalie. Porca boiazza. Ok, controlliamo meglio che magari c'è qualcosa che mi è palesemente sfuggito. Eccolo qua! Guardate! Guardate, guardate, guardate! C'è una manina che arriva da fuori. Sì! Sì! Ho sentito un rumore in sottofondo e non capivo cosa fosse. Era un'anomalia! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta! Sì! Meraviglioso, meraviglioso. Ok, non so se devo comunque controllare questa, ma in teoria dobbiamo sempre solo andar dritto. Fun fact, non stavo parlando in quel momento, ma a un certo punto la tizia stava guardando un video di questo stesso gioco. Ma vabbè, dettagli. Ok, diciamo che è tutto a posto, perché non ci sono anomalie in questa parte, giusto? Vabbè, ora mi fate salire il dubbio, ci potrebbe essere un'anomalia? Non credo, spero di no. Ok, diciamo di no. Voglio fidarmi del mio istinto, non possono aver messo un'anomalia qua. Non fa neanche parte del... Sì! Sì, 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 ok. Ok, nuovo, è tutto nuovo. Ottimo. Scusi? Possiamo fermare il treno? Oh mio Dio, gente, possiamo veramente fermare il treno? Vai. Alleluia. Alleluia. Ok, treno fermato. Quindi come... Ah, come la risolviamo? Possiamo scendere? Ma siamo senza il ragazzino? Ok, là, datemi mezzo secondo che provo a vedere se riesco a raggiungere il ragazzino e lo avviso che il treno è fermo e possiamo effettivamente abbandonare la carrozza. Poi, oh ragazzi, so che ci sono più finali, ma nella peggiore delle ipotesi... ok, il nonno è sparito? Sono spariti tutti gli NPC? Dicevo, nella peggiore delle ipotesi vi metto scene prese da qualcun altro, perché... Tutto un rumore brutto per un secondo alle mie spalle, mi sono inquietato. Anche perché sennò, come ho detto, non riesco a far tutto, già sarò in mega ritardo. Quanto devo tornare indietro? Non devo veramente rifarmi tutto il treno perché i numeri sono progressivi. Spero che a un certo punto mi riteletrasporti, a meno che il bambino non si sia di nuovo chiuso nei... Oh! Questa non me l'aspettavo. Dicevo, chiuso nei bagni. Apriti sesamo. Dove poi era prima? Se qualcuno se lo stesse domandando, sì, i numeri stanno lentamente crescendo. Quindi io sto fisicamente ripercorrendo tutto il cocchio di treno. Aha! E siamo di nuovo alla zona blu. Signora, si è svegliata finalmente, alleluia, ho dovuto percorrermi davvero tutto il treno, che stracocchio. Ah, capisco, quindi il treno non si è fermato e ha fatto il giro. Ma potrei fermare questo treno? Significa che non ci sono più loop, giusto? Come parla lei bene in italiano, pochi ci riescono. Ah, c'è qualcosa che non quadra. Non ricordo di essere salita su questo treno. Guardi, ho visto un ragazzo con una felpa nera con cappuccio. Per resumo, fosse suo fratello. Oh, probabilmente Naoki. Ero con mio fratello prima di perdere la memoria. Ha detto qualcosa sul motivo per cui siamo qui? Non lo so, non mi ha detto nulla. Cioè, dovresti trovare tuo fratello? E lo cerchiamo... Anzi, cerchiamolo assieme, che mi sembra giusto. Ok, grazie. Hai visto Naoki mentre venivi qui? No, in effetti no. Ho visto un altro uomo anziano, l'abbiamo visto prima di raggiungere la prima classe. Oh, capisco. Allora portiamo con noi tutti i passeggeri del treno. Naoki dovrebbe essere sul lato di standard classe del treno, ok. Andiamocene da qui. Oh, ma aspetta un attimo, ripensandoci, c'è la possibilità che qualcun altro sia di nuovo... Ah, che qualcun altro abbia il nostro stesso destino. Mi dispiacerebbe se dovesse succedere. Non dovremmo fare qualcosa per questo treno? L'ho visto in un anime o qualcosa del genere. Ah, mi ricordo, nello show hanno rotto il cerchio facendo correre due persone nella direzione opposta molto velocemente. Jujutsu Kaisen, stai parlando di Jujutsu Kaisen, se ricordo bene. Aspetta, ma il treno non fa più il loop, giusto? Dopo aver toccato i freni, il treno smette di fare il loop. Ah, ho capito. E se facessimo partire il treno allo stesso modo? Che vuol dire? Da entrambe le estremità. Ah, lo attivi da una parte e dall'altra, ho capito. Ora possiamo decidere se noi dobbiamo tornare indietro. No, 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 vado io sul lato standard, ciccia o non si finisce più. Sei sicuro? Da quello che hai detto prima, probabilmente mio fratello è dalla parte del standard del treno. Va bene, allora lascio mio fratello Naoki a te. Lavoriamo assieme. Sbrighiamoci prima che questo treno ricominci a muoversi. Signorina, mi dispiace, ma l'hanno tradotta veramente di merda. Comunque sì, è abbastanza ovvio che dobbiamo essere tipo tutti schiattati. Questo treno ci sta probabilmente portando nell'oltretomba. Cioè, nella maniera peggiore di questo mondo. Ma vabbè, mi ha laggato tantissimo, non so perché. Dicevo, ma vabbè, dettagli. Quindi io devo ripercorrere tutti i vagoni a ritroso, da quello che ho capito, fino a raggiungere nuovamente lo zero. Aspetta, a meno che il ragazzino si l'ha nascosto dentro uno di sti cosi. Sono tutti chiusi. Ah, lo si aprono? Non si aprono. E vabbè, ci abbiamo provato. Ammetto, sono perfino contento che il treno sia tutto vuoto. Oh no. Ok, questo non è un buon segno. Ragazzi, questo è decisamente un cattivo segno. Deve essere accaduto qualcosa. Mi sa che qualcuno è morto male.
Non so se lì ci fosse il vagone quello con la... Sì, insomma, la brandina medica e tutte cose. Che è sto rumore? Oh, merda! Oh, merda! Oh, la morte mi segue! La morte mi segue! Ma che stracocchio! La possiamo risolvere pacificamente, signor morte! Corri, 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 corri! Quanto mi stai seguendo ancora? Che è stato? Ah! Ah, si stanno spostando i sedili! Si stanno spostando i sedili! Ma porca... No! Ma basta questo scherzo! Corri, 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 corri. E porca la miseria la... lui passa in mezzo. Ovviamente lui passa in mezzo. Aspetta, mi pare che ci sia più di uno. Cioè, grande, grosso e pericoloso. Corri, corri, corri. Aiuto. Non mi prendo. Jumpscherate. Corri, 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 corri. Non mi giro. Cosa sta accadendo? Ah, si sta restringendo il treno. Adesso l'ho visto. Bastardo. Sono fuori. Ok. Ma non sono ancora fuori. Corri. Vai. Aiuto. Vabbè, che sta accadendo? Sono rallentatissimo. Mi sto abbassando. Ok, si era stava abbassando anche lui probabilmente. Premi il pulsante. Ok, a posto? Sì, qualcosa di giusto l'abbiamo fatto. La prima volta che vediamo l'esterno. Zio Billy, non salgo più sui treni iperveloci. Abbiamo risolto qualcosa? Buon Salvino. Ok, io torno fuori, non so nemmeno cosa io debba fare. Si è caricato qualcosa perché ho visto il gioco che ha laggato. Ma siamo arrivati... Ah, siamo arrivati in stazione! Sì, siamo arrivati in stazione, non ci credo mai nella vita. Fatemi scendere a sto cocchio di treno. Mi scafano tutte le bibite che ci sono là fuori. Ah, però il ragazzino non l'ho trovato. Quindi dove poi sarà finito quello stracocchio di ragazzino? Ma cosa... Come hai fatto a scendere già dal treno? Piccolo bastardello, sei arrivato prima di me. Ah, fratello, sei qui, ti stavo aspettando. Sorellona. Oh, perfetto, sei sveglia, mezza rincoglionita. No, Oki, sono felice che tu sia al sicuro. Sì, ora stai bene, però porca la miseria. Se voglio venire con te, no, guarda, preferisco di no. Aspetta, non è che loro sono morti e io in realtà no? Ok, va bene, non credo che dovresti venire. Mi sento come... Credo di sapere cosa ci è successo, non preoccuparti. Andrà tutto bene, non si dice, signora. Non importa, ora noi ce ne andiamo. Grazie mille, arrivederci. Quindi li ho condotti nell'oltretomba. E questa è la morale di tutto. E io sto ripartendo. Yay! Però perché io posso vivere e loro no? Oh wow, che succede? Buon salve. Un aiuto veloce. Sono svenuto di colpo, buon salve. Sono felice che tu sia sveglio. L'hai notato, insomma, eri sul pavimento. Per fortuna un medico era sullo Shinkansen. Sì, beh, si trattava di tromboembolia venosolieve, la cosiddetta sindrome dell'economia. Sdraiarci e sollevare le gambe sembrava essere d'aiuto. Sono davvero felice per voi. Non è esagerato dire che questa persona gli ha salvato la vita. Poiché i treni erano fermi, non potevamo chiamare un'ambulanza. Quindi lo scenario peggiore... poteva accadere lo scenario peggiore. L'incidente, tuttavia, ha lasciato il treno fermo per un po'. Incidente con lesioni personali? Oh oh. Che succede? Ah, mi scusi, chiamata di lavoro. È stato confermato che nell'incidente sono stati coinvolti una giovane donna e un ragazzo. Si sono buttati sotto il treno? Oh, ecco perché non ricordavano nulla. E invece io a quanto pare ero in un leggerissimo stato di coma. Ed è per questo che le nostre strade si sono incontrate. Quindi almeno sappiamo cos'è accaduto. Se fossi sceso io dal treno, probabilmente... quando l'abbiamo fermato? Se fossi sceso, sarei passato anch'io nell'aldilà. No! Per fortuna che non siamo scesi. Oh, vabbè. Spero che almeno nell'oltretomba troverete la felicità e tutte cose. Minchia, ragazzi, che gioco pesante. Mamma mia, ci è voluto anche troppo tempo. Non mi aspettavo di tirare così tanti porchi. Signori, per Shinkansen Zero è tutto. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace e non buttatevi sotto i treni. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!